Buon pomeriggio a tutti. Sole splendido, sembrano le 2:30 del pomeriggio. Ci siamo, siamo pronti per lo yoga con le sfere. Ci siamo. Le sequenze le conosciamo molto bene, possiamo farle ancora con più armonia. Cristina, buongiorno a te. Stiamo iniziando la sessione di yoga con le sfere, una sfera grande e una sfera piccola. Ci permetteranno di fare delle asanas anche un po' acrobatiche, con il vantaggio di avere la schiena completamente in scarico. E le due sfere insieme riescono a massaggiare e fare una bellissima trazione della colonna vertebrale, allungandola, distendendola e facendo una sorta di automassaggio. La sfera grande e la sfera piccola. Le dimensioni sono più o meno all'altezza della metà coscia, mentre la parte più alta deve arrivare più o meno sotto al fianco. Quella piccola deve essere il più efficace possibile, anche abbastanza tesa, forte. L'arrotondamento, in modo che la sfera riesca ad aprire completamente il diaframma. Ginocchia dei porti all'altezza delle dita dei piedi, questa bellissima schiacciata della zona dei reni e l'apertura grazie a questo piccolo pettorale che si allunga completamente da lato a lato. Spalmati completamente in Paschimotta Nasana, accoglierai con le dita il luce Janushirsana, testa verso le ginocchia. Inspiri, rulli dal tallone all'avampiede, hai le ginocchia bene posizionate sopra alle dita dei piedi e ritorni ad aprire. Quando appoggi i talloni a terra e spingi in modo da distendere le gambe. Seconda respirazione. Ad avere la sfera piccola nella zona dell'inguine, la grandissima pressione nella zona linfatica. Cerca di distendere i fianchi uno l'altro. Vai al massimo, appoggi il dorso dei piedi. Quando scivoli completamente cerca di avere il basculamento totale del bacino all'indietro. Questo è il gatto. Quando appoggi le mani, controposizioni la codina, testa e guarda la sfera, spingi bene le spalle contro questo muro immaginario. Inspirando sali e buttando fuori l'aria, rotola, spingi. Cerca di avvicinare anche le ginocchia ai gomiti. Arrotondati il più possibile. Grandissimo lavoro di potenza sulla colonna vertebrale, la tonifica, ti permette di stare in equilibrio, quindi agisce su tutti i muscoli posturali. Distendi le gambe, ti ritrovi nella posizione di prima, che è Paschimottanasana, spingendo bene con i talloni.
La sfera si è posizionata nel posto ideale. Stia completamente tutto pronto. Vieni su, sfrutti la sfera piccola che ti spinge, ti sostiene e rulli di nuovo. L'altra allora la piede hai il ginocchio completamente in linea con la caviglia. Arrotonda la colonna vertebrale, codina. In anteroversione stai camminando con le dita dei piedi in modo da sentire lo srotolamento su tutta la sfera. La sfera a livello del collo, hai tutto il posto per mettere le braccia, i gomiti, le spalle. Questa apertura dell'esterno si chiama estesi. Ci permette di andare nella posizione di Chandrasana, della posizione del ponte, piega bene i gomiti e ritorna spingendo con le braccia. La schiena segue la curva fisiologica completa e sta spingendo contro la sfera con le gambe. Spingi anche con le braccia, con le scapole, bene. Appoggerai le braccia non lontane ma molto vicine sotto la sfera. Cerca di piegare i gomiti. Un ginocchio piegato e l'altro in distensione. Il piede sta spingendo la sfera verso il basso e anche le mani stanno spingendo. Torna. Piega solo i gomiti. Metti, posiziona un ginocchio più al centro. E di nuovo spingi con il piede sopra la sfera e con le braccia in modo da avere questa controposizione. Distendi tutte e due le gambe, inizia a camminare con le dita dei piedi, spingi con le braccia e hai aperto le spalle in modo completo ed efficace. Prendi la sfera piccola, schiaccia la sfera bene con i piedi, tienila e ritorni nel tuo Paschimottanasana iniziale. Dai fiducia. Il fatto che tu possa schiacciare in questo modo la sfera non scappa via. Allungati e vai in Paschimottanasana completo, dove solleverai i piedi da terra. Ritorna nella posizione statica, sali un pochino con il bacino, cercando di andare in Uttanasana. Le braccia vengono spinte dalla sfera e poi ritorna in allenamento e in apertura. Puoi ora sederti e camminare con le dita dei piedi. Tira come all'inizio tutta la zona lombare e apri la schiena. Arrotondati, la sfera sarà andata proprio sopra nell'ultima parte del diaframma, aprendolo completamente. Inizia a camminare con le mani. Cerca di andare in Paschimottanasana completo con i piedi. Stira completamente la colonna vertebrale. E ora li stai tonificando. Preparati in Uttanasana. Scuoti bene, scuoti bene il collo. Una gamba si sta preparando per andare nell'affondo. Le due sfere si contattano. Cerca di ritornare con il ginocchio al centro e vai in apertura laterale. Il gomito sta spingendo il ginocchio a terra. Torna.
labbra. Fa attraversare questo om dall'apice della testa. Cerca
di avvicinare il gomito con l'altra mano dietro, vai a raccogliere la sirena. In modo che la sfera possa fare questo linfodrenaggio all'immune. Il braccio si sta già mettendo in torsione. Raccolgo il tallone gluteo. Cercherò di portare dietro il braccio ed iniziare a camminare con il gomito. Deve essere all'interno del gomito, tutta la linfa, il linfodrenaggio, tutta la circolazione, tutto lo stiramento di questo piede che allunga bene il piccolo pettorale, l'apertura totale. Ruoto le mani in modo che si possano contattare con le dita, la testa rimane allineata. Metterò la sfera davanti, inizio a spingere e a rotolarmi sopra. Scolla la quarta e la quinta lombare, come in Adho Mukha Svanasana, la posizione della montagna. I piedi sono con i talloni appoggiati e anche le mani. Testa che guarda la sfera. Torna indietro con le gambe e spalmati completamente alla sfera. Sei pronta per la camminata dell'elefante. Due, altre. Spingi bene come abbiamo fatto prima le spalle, cerca di portarle giù, di aprire i gomiti. Quando ritorni, hai la candela. Cerca di ribaltarti il più possibile. Tornerà un braccio, l'altro. Hai un bellissimo lavoro di massaggio. Stai divaricando le gambe dietro, sei in ginocchio, le braccia stanno abbracciando la sfera. E poi un lavoro con il collo, dopo di portare il mento in appoggio. Torna al centro, spingi con il bacino in avanti, i gomiti sono attaccati alle coste laterali. Respira con la pancia dentro della sfera, spingi di nuovo, allungati, abbraccia e sei dall'altro lato. Con calma.
sulla parte giunta lombare, quindi senti questo scollamento. Immaginando che stai scendendo dall'altro lato. Su. Rilassa, sei in Adho Mukha, Svanasana, la posizione sulla montagna. Torna. Fai forza con le cosce contro e anche con i gomiti. E subito scolla la parte quinta lombare. Posizioni di equilibrio. Della stanchezza della giornata dalle caviglie fino all'inguine possa fluire. Appoggia anche la testa in modo che hai un flusso che raggiunge l'inguine e il flusso della circolazione alta che possa raggiungere l'ombelico e tutta la schiena. Rulla da un lato all'altro. Butta fuori l'aria quando sei su un lato, inspiri quando sei al centro, butta fuori l'aria su quando sei sull'altro lato, inspira e ruota. Raccogli la sera. E porta le ginocchia aperte. In varietà. E raccogli. Bene. Scappa la terra, il mondo. Sciogli. Poggi il gomito. Sì.
gamba bene in appoggio col piede e l'altra porta il ginocchio a terra. Che lo sterno sia completamente aperto e queste scapole che si arrotondano indietro, spingi contro il terreno con le braccia, le spalle, raccogli la sfera e porterai le ginocchia al petto, sistema la sfera perfettamente e poi inizia a salire nella posizione della cantina. Ginocchio al petto alla zona. Torna, scivola lentamente. Prima sali sfruttando il peso, bene in alto, allunga, guarda il palmo della mano. Quando chiudi, andrai ad appoggiare alla piccola. Ti avvicini distendendo il braccio. Lo porterai davanti. Peso del corpo in avanti, fai in modo che la sfera possa andare di là, raccogli e sei meglio, lucertolo vieni per in avanti, sei a pancia in giù, nel cobra, posizionami della sfera, arrotola le braccia indietro, strizzi. Allungati e fai in modo che la sfera possa andare a massaggiare lo sterno fino alla gola, la tiroide e ritorna a rullare attraverso la stanga. Una mascara, sali in chaturanga e poi ritorna. Balasana. Astanga. Tutto dall'altro lato. Tieni su. Andiamo. Ma vuole la sera.
tutto dall'altro lato vedo un bellissimo cuoricino. Dunque, da questo lato l'abbiamo già fatto, fatelo dall'altro lato, in modo che non siate sbilanciati. Grazie per il cuoricino in mano. Fianco, perché abbiamo finito. Tieni bene la sfera, allunga. Prima distendi, ma vieni in su in modo da lavorare con il fianco, l'addominale, l'obliquo. Guarda il palmo della mano e torna. Quando torni cerchi di distendere il braccio e di avvicinarti in modo che senti, puoi avvicinare la gamba, il fianco, lo senti stirare di mossa. Torna. Devi andare alla lucertola, non ricorderai. Il tuo piede viene davanti. Peso del corpo in avanti e vai a distendere il piede. Sei la pancia in giù per fare il cobra. Appoggiati bene con la sfera qui. Dometti bene attaccati alle coste. Sentire la sfera che massaggia tutto lo sterno, la zona dell'ansia, la gola. E poi quando ritorni, sei nella stanza. Chaturanga. E torni la seconda volta. Con calma, non avere fretta, senti che tutto si può sciogliere. Siamo arrivati alla fine. Alzati in piedi. Ho visto un cuoricino da lontano nei momenti di difficoltà. Allora, Agnese Macalà. Ciao tesorino. Allora è così. Ciao Robertina. Sergio Enea, buongiorno. Davide Guida, ciao. Patrizia Piretti, guarda che devi farlo insieme a tua figlia, che tua figlia è snodatissima, quindi mi raccomando. Elena Gricci, grazie che hai partecipato. Matteo Tavasci, Susanna Latino, tesoro mio, dobbiamo vederci poi, che ci tengo tanto. Raffaella, grazie amore. Andrea Mazza, ciao a te. Manuela Gervasoni, Laura Giordi, ciao Laura, come si sta dalle parti tue? Bello nel verde. Inizia a fare caldo, Cristina Carolini. Vi saluto sempre con dei suoni. Più grande che smuove interiormente questo diaframma, questi punti bloccati, oltre alla sfera che si massaggia con il peso del corpo sopra, è proprio il respiro. Noi abbiamo questo dono così semplice, sempre lì pronto, che è il respiro. Allora utilizziamo. Quando tu inspiri con lo stomaco e svuoti, hai le due nadi che buttano fuori aria. Quindi la respirazione è solo nasale in andata e ritorno. Passando dalla gola si scalda e hai una sensazione di smuovere tutta la parte del plesso.
soprattutto la glottide, soprattutto la succlavia. Qui è ricca di ghiandole linfatiche che hanno bisogno di questo pompage. Avendolo dall'interno vai a tonificare addirittura tutte le ghiandole, va bene, la muscolatura va bene, ma entriamo all'interno di questi banda. Possiamo immaginarli come un esempio, quello dell'ernia iatale, con qualche cosa che purtroppo ha ceduto e quindi non ha una grande tonificazione. Noi con la respirazione riusciamo ad andare all'interno di questi atri ventricoli. Potete immaginare cosa accade nei polmoni, cosa accade nel vostro muscolo diaframma. Quindi esasperate la respirazione e poi, buttando fuori l'aria, avete un rimbalzo. Questo lavora sulla Kundalini completamente, gli dà questa spinta. Pensa come i cori all'esterno entrano come immagini nel tuo vissuto. Per un attimo, mentre facevo questo Jalandharabandha e Bastrikamanta, che è ancora più potente, avevo l'immagine di questa locomotiva, quindi le braccia, le gambe che stavano partendo in modo rotatorio e questa locomotiva che sbuffava e buttava fuori il fumo. Allora, con questa immagine così, che evoca qualcosa che ci piace fin da piccoli, dove siamo curiosi del vedere, del sentire i rumori e dargli subito un'immagine. Allora vi lascio questa locomotiva piena di doni, di cose belle, di serenità, e spero che vada tutto bene per il cagnolino di Roberta, che oggi ha fatto la visita e l'ecografia. Vi mando tutti i pensieri più positivi del mondo, a tutto il mondo, ma soprattutto a voi. Grazie, ci vediamo domani alle 14:30. Grazie. Un bacio.